Oggi scopriamo insieme come si fa a farsi pagare l'affitto o il canone di locazione da parte dell'inquilino. Sì, esattamente, perché sono ancora sconvolto da quello che è accaduto. In pratica, un proprietario di casa ha fatto irruzione in casa dell'inquilino e ha sparato tre colpi di pistola perché quest'ultimo non pagava il canone, anzi, era indietro delle rate dell'affitto. E quindi vediamo insieme che cosa si nasconde dietro a questa situazione. Innanzitutto massimo rispetto nei confronti di quello che è accaduto, perché è un fatto molto molto grave e porto il massimo rispetto, però la voglio prendere anche un po' in maniera molto simpatica questa situazione, perché la scena che un proprietario di casa entri e faccia irruzione oppure suoni il campanello all'inquilino e gli chieda a quest'ultimo: mi paghi il canone di locazione? E questo gli risponde a no e gli spari tre colpi di revolver, perché ha usato una revolver, mi fa veramente un po' sorridere. Quindi vediamo di analizzare da vicino che cosa si cela dietro a un gesto così estremo e così folle. Prima però, come al solito, fiato alle trombe. Bene, bene, allora che cosa si nasconde? Innanzitutto facciamo una premessa, le solite premesse pallose di Michi Martinazzi che non se ne può più. Allora, io non parlo di gattini, parlo di locazioni, quindi già di per sé l'argomento è palloso di suo, me ne rendo conto, però cerchiamo di rompere un po' il ghiaccio e di fare anche qualche risatina che non guasta mai. Sto portando in Italia dei concetti che sono per il mercato delle locazioni sono incomprensibili, io me ne rendo conto, però sono concetti che chi li sta accogliendo, quei proprietari che mi stanno seguendo, quei proprietari che mi stanno dando fiducia in tutta Italia, hanno colto attraverso la mia esperienza, attraverso quello che dico, l'essenza e l'importanza di quello che si cela all'interno di una pratica locatizia, che oggi la analizziamo un po' più da vicino e vi aiuterò a capire che cosa si nasconde dietro a un rapporto fra conduttore e locatore. Allora, questa scena mi fa veramente sorridere, signori, perché sto pensando che cosa gli è scattato per la testa di un proprietario per andare da un inquilino e sparargli. Ora, non è solo il proprietario con l'inquilino, di queste situazioni qui ne succedono anche altre in casa, insomma, in altre città, in altre regioni, in altre case, accadono fatti molto sconcertanti, però mi tocca da vicino perché inquilino e conduttore sono persone che conosco da oltre 24 anni, ormai veramente sono dal 95, quindi ormai quest'anno sono 94 anni. E di inquilini e di proprietari ne ho veramente visti tanti e ho assistito a molte scene particolari e facendo anche molti errori naturalmente, perché nella vita si fanno anche molti errori e grazie a questi però si passa a uno step successivo e si capisce veramente che cosa è corretto fare e che cosa però si nasconde dietro a una situazione così. In pratica questo inquilino, almeno dalle poche informazioni che ho letto, e io le informazioni le prendo sempre con le pinze, perché bisogna sempre vedere dall'alto la situazione, mai vederla da una parte o dall'altra. La situazione va vista nel suo insieme e va vista su più punti di vista e questo ti permette di essere il più obiettivo possibile e di essere e di non essere il solito stereotipato, ma è così, eccola, mami. Allora, signori, la verità sta in ogni posto e quindi va vista nel suo insieme. Quindi un proprietario che naturalmente si è visto da parte del governo fare ormai tre proroghe al blocco degli sfratti, vabbè, al primo blocco degli sfratti, poi sono state altre due proroghe. Quindi si trova in una situazione dove si sente rinchiuso e dove si sente abbandonato, perché i proprietari poi si sentono abbandonati da queste situazioni e dalle istituzioni. Si sente che l'inquilino lo prende pure per il culo. Perché è molto probabile che l'inquilino prenda anche per il culo il proprietario e gli dica: ah, ma tanto io non ti pago l'affitto, sono a posto fino al 31 dicembre del 2021, quindi tanto nessuno mi butta fuori. Questo qui magari il proprietario ha una rata del mutuo da pagare, o il figlio da mantenere. E io se ho il dittino un po' brutto si vede, io ho fatto il nocino e mi sono dimenticato di mettermi gli guanti, vabbè. E al di là di questo, non ho messo su per il naso, è promesso, sicuro, vabbè.
Al di là di questo, quindi che cosa succede? Succede che questo è disperato per arrivare a fare un gesto del genere, doveva essere veramente disperato. Quindi molto probabilmente l'inquilino non è la prima volta che non paga l'affitto, e molto probabilmente saranno state già 2, 3, 4 volte che non pagava, forse. Era dall'anno scorso che non pagava, perché ci sono proprietari che hanno in casa lo stesso inquilino, cioè hanno in casa da giugno dell'anno scorso l'inquilino che non paga e non possono fare nulla fino al 31 dicembre 2021. Questo magari ha un lavoro precario e ha una situazione difficile in casa, l'inquilino che lo prende per il culo. E magari gliel'ha chiesto gentilmente più volte all'inquilino di andarsene, questo gli ha detto io non me ne vado perché tanto la legge mi protegge. Quindi, signori, questo qui sicuramente visto da fuori è stato un folle, però sicuramente per arrivare a fare una cosa del genere, è molto probabile che fosse veramente in una situazione difficilissima. Naturalmente questo non giustifica il fatto che lui debba entrare in casa o suonare il campanello e tirargli tre colpi di pistola a questo inquilino, però sicuramente non, questo qui non aveva altre vie ad uscita, non le vedeva, perché molto spesso non le vediamo, siamo in una situazione difficile, abbiamo paura, viviamo nel terrore che magari la banca ci porti via la casa, magari che la finanziaria ci porti via la macchina o che i servizi sociali, se tu non gli paghi alla moglie il mantenimento, ti portano via i bambini. Quindi questo aveva l'unico reddito, magari l'affitto di casa, e questo non glielo pagava. Quindi bisogna veramente andare di là della propria vista e cercare di vederla nel suo insieme questa situazione e di non giudicare, che è la cosa più importante. Che cosa vi voglio dire? Tuttavia, signore, se avete inquilini che non vi pagano l'affitto, che vi prendono per il culo, qualcosa è stato sbagliato all'interno della vostra locazione. Sicuramente è stato sbagliato al 101%. Perché? Perché ci sono delle tecniche che vanno attuate in una fase locatizia, ci sono delle procedure molto chiare che vi permettono di mettervi al riparo da quelle che possono essere le problematiche. Naturalmente i problemi ci possono essere nella vita, ma se ci sono, se avete fatto le cose fatte per bene, siete immuni da questa situazione perché vi siete messi in una situazione di certezza e quindi anche se accade qualcosa all'interno della vostra locazione, i colpi sono stati parati e la soluzione stessa all'interno del problema la si trova. L'importante è poi vederla. Quindi se le cose vengono fatte per bene, avete locato il vostro immobile nel modo giusto, avete scelto il vostro inquilino nel modo giusto, avete fatto la procedura per blindare il vostro contratto di locazione, quindi avete messo in atto tutti questi pezzettini che vanno messi insieme, la vostra locazione difficilmente andrà male, molto molto difficile. E questo lo giustifica i risultati che ho ottenuto in oltre 20 anni di esperienza. Perché? Perché all'inizio, quando sbagli e metti in pratica determinate cose, capisci che questo non va bene. Il proprietario, che è successo questo? Che cosa è accaduto? È successo questo? Questo? Ah, ok, l'analizzi e capisci. Poi arriva l'altra situazione con l'inquilino che ha avuto quel problema. Okay, che cosa è accaduto? Lo vai a analizzare. Insomma, hai un insieme, un bagaglio enorme, esperienziale, che ti permette immediatamente poi di capire qual è la strada maestra da seguire, le cose da non fare e le cose che vanno fatte. Quindi io ho creato un metodo che si chiama Vespucci, poi alla fine, e che permette di blindare ogni pratica locatizia e di metterla in sicurezza. Perché se le cose le fai fatte per bene, vi ripeto, è molto molto difficile che arriviate a fare gesti estremi. Ci sono proprietari che sono entrati in casa degli inquilini senza che quest'ultimo lo sapesse e hanno fatto proprio una violazione di domicilio. Ci sono persone che hanno staccato i contattori all'inquilino, acqua, luce, gas. Ci sono persone che hanno tagliato praticamente la corrente all'inquilino. Ci sono dei casi che veramente noi non possiamo immaginare. Però, signori, il gesto estremo bisogna sempre vederlo nel suo insieme. Ripeto, questo non lo giustifica, non mi fraintendete. Però, bisogna sempre vedere che cosa si cela dietro questa situazione. Ci sono anche inquilini che hanno preso per il culo, che hanno fatto disastri all'interno dell'appartamento. Ci sono inquilini che hanno fatto veramente dei casini abnormi all'interno della vita,
dei proprietari. I proprietari pagano le tasse, devono fare la manutenzione all'appartamento, si sono fatti il culo 30 anni per mettersi un pezzo di, per costruirsi un pezzo di casa. E hanno rinunciato alle ferie per pagare la rata del mutuo. Insomma, i sacrifici dei proprietari sono stati veramente tantissimi. Quindi questi si vedono sottrarsi quello che è stato il sacrificio e il risultato della sua vita, perché l'inquilino si sente in diritto di avere un tetto sopra la testa, quando magari l'inquilino, anziché mettersi da parte dei soldi, ha preferito comprarsi il SUV, comprarsi il televisore o andare in ferie 2 volte l'anno, che nell'arco di 10 anni avrebbe messo da parte 20, 30, 40, 50 mila euro e si poteva benissimo acquistare un immobile, si sente pure nel diritto di dire: oh, te sei fortunato proprietario, quindi cacchio vuoi, anche se sto qui 10-12 mesi, perché questo è il risultato, questa è la psicologia. Ma potremmo stare qui interi mesi a parlare di psicologia all'interno di una pratica locatizia, quindi vi esorto a prestare massima attenzione a quello che fate, a come lo fate, non una cosa sulla quale adesso io sarò un po' pesantino. L'immondizia, il web, signori, ogni tanto guardo su internet perché voglio anche mantenermi informato, io non guardo la televisione, ma studio, mi aggiorno e qualche informazione da internet la prendo. E quando ho 5 minuti ogni tanto e vedo l'immondizia di informazioni che c'è, sono trite e ritrite, ripetono sempre le stesse cose. Ci sono interi portali che non sanno che cazzo stanno parlando, ma si permettono di scrivere 2 cazzate, i proprietari le prendono per buone, le mettono in atto e poi dicono: ah, adesso l'inquilino non mi paga l'affitto, oh, oddio, ho scaricato un facsimile sbagliato, oh, che cosa è successo? Ho sbagliato tutto perché pensavo che la durata contrattuale fosse questa, la disdetta fosse quest'altra, si trovano nei casini. Quindi prestate attenzione a quello che scoprite su internet, a quello che imparate, a quello che guardate, a chi ascoltate, perché veramente il web è pieno di immondizia. E anziché darvi delle informazioni corrette nella vostra vita e darvi delle informazioni che vi servono e sono indispensabili per mettere in sicurezza la vostra pratica, per farvi fare le cose giuste, vi fanno fare cose sbagliate. Poi vi trovate dei casini e non meravigliamoci se gli sfratti in Italia sono circa 150-155 al giorno. Quindi prestate massima attenzione a quello che fate e a come lo fate. Se non sapete come fare, ci sono i link in descrizione, cliccate da qualche parte, qualcosa di bello per voi accadrà, l'ho messo a disposizione proprio per voi. Nient'altro, quindi attenzione, non entrate in casa degli inquilini, non fate gesti azzardati, cercate di vedere dall'altro la vostra situazione, una soluzione al vostro problema c'è sicuramente, bisogna saperla vedere, capire, interpretare, ma la soluzione ad ogni problema c'è sempre. L'importante è dove saper mettere le mani. Da Michi Martinazzi è tutto, da questa meravigliosa estiva giornata cesenate anche, dal mio dito che ho fatto il nocino per il 24 di giugno, che era San Giovanni, che è il giorno esatto, perfetto per fare il nocino, è tutto e tra un po' di 6-8 mesi me lo gusterò, anzi forse per dicembre, per le feste natalizie me lo assaggerò. È tutto, da Michi Martinazzi anche, a presto!